Sta stupendo il vulcano, non si vede, e oggi proviamo la tipica colazione del Costa Rica. Uova, gallo pinto che non sai che, platano fritto, queso fresco tipo Turrialba, tortilla de mais e natilla. Come sarà la colazione del Costa Rica? Allora, Un desayuno tipico de Costa Rica. tipico, ok, Sì. vado dove vuoi, signor? Sì. Vediamo innanzitutto com'è questo cappuccino. Ormai è internazionale, orgoglio italiano, ma il Costa Rica è famoso per il caffè, quindi mi aspetto che sia eccellente. Così e così, non ci hanno messo il cacao, ma la cannella che io non amo troppo. Grazie. Riso con fagioli, questa è l'uovo, questa è una tortilla, questa è di platano e questo è del formaggio. Qua ci sta, diciamo, il condimento, molto bella. Esperto, ci metterò del formaggio qui, ci metto anche un platano, un po' di uovo che ci sta sempre bene. Ecco qua, mettiamoci anche un poco di questo. E voilà, vediamo com'è. Mi piace la differenza agrodolce tra il platano, il formaggio e tutte le altre cose. Notevole. Il formaggio è la fine del mondo. Paesi centroamericani, il riso coi fagioli sono alla base proprio della catena alimentare. Si può mangiare anche a colazione il riso coi fagioli. E sembrano ottimi. Quel che adoro, tra l'altro, dopo aver fatto colazione, che bella pesante, questa natura selvaggia che è davvero stupenda, anche questi pianti. Questi alberi che hanno queste, non so che sono sinceramente, sono le radici, suppongo. Boh, non ho proprio idea. Guardate là che belli. Ti dà proprio la sensazione esotica, no? Di essere in un luogo lontano da lì, e ovviamente il nostro posto è là, si trova. Però adoro questa natura esotica. E queste qua sono tutte acque termali qua, che poi vedremo in un secondo momento. Va bene, spero che vi sia piaciuta questa piccola lezione sulla colazione del Costa Rica. Vi ricordo che su piovamenti.com è disponibile già il corso su Instagram e si può acquistare insieme a quello di Facebook. Ebbene, pura vita, come dicono qua. Pura vita. Pura vita. Amici del mio genio, che andiamo a cavallo in Costa Rica! Non pensavo fosse così faticoso andare a cavallo. Camminiamo lungo questi cammini. Non so, prima o poi vedrò qualche scimmia, me lo sento. Da qualche parte ci sarà qualche scimmia. Davvero stupendo.
Mamma mia, queste sono liane, tipo liane. Mamma, che bello. È arrivato il momento. Ah, com'è calda! Dio mio, ma è caldissima! Mamma mia, si brucia! Mamma mia! Incredibile! Wow! Mio Dio, che bello! E stiamo in questo paradiso, acque termali stupende, ho lavato sotto una cascata. E visto questa bella piscina, adesso andiamo a vederne un'altra. Niente, acque termali, quindi sono bellissime, mamma mia, anche questa. Stupenda, amici. Mamma mia. Mamma, come questa è ancora più calda, forse. Davvero stupendo, eh? Mamma mia. Wow. Si sta benissimo. Davvero unico. Questo posto, se potete, è qui su Vulcanaro Rinaldo, dovete venire. Ah, bellissimo. Anche qua. Ah. Stupendo, amici. Certamente rilassante, che osservo anche il ruscello. Vedete come escono le acque termali da qua. Come qua, entrare in quest'altra. Stupenda, amici. Ogni piscina ha un calore differente, ogni. Questa è un'acqua sulfurea, fa le bolle, è bellissima. Guardate che bella, amici. Vedete com'è, tutte le bolle. Davvero unica. Fino adesso mi sta proprio piacendo questa immersione. Abbiamo qua le fantastiche amache. Ah, fa caldo e ho voglia di rilassarmi. Fa un caldo incredibile, amici. Su quest'amaca si sta una bellezza. Guardate che bello qua. Immersi in una natura selvaggia, quella del Costa Rica. Bellissimo, amici. È abbastanza emozionante prendere il pullman in Costa Rica. Amici del mio viaggio a New York, queste belle piscine, voglio andare al bar che si trova là. Stupendo. Ah, mi sento proprio come un amazzone. Ah, vogliamo trovare un posto per sederci e stare freschissimi. Ah, bello. Bello. Potete prendervi da bere e lo bevete direttamente qua in piscina. E vediamo chiaramente il vulcano con tutte le piante tropicali. Veramente bello, dai. C'è anche una piccola cascata. Stupendo. Viene sempre nei migliori film, c'è il momento in cui viene la pioggia. Stupendo. Bene. Nonostante la pioggia. Over there we are stout. If you look at the volcano, we find similar size.
Salute, salute! Grazie! Viva grazie! Mangiare il sushi nell'acqua. E mangiate il sushi nell'acqua. Stupendo. Questo è un livello ancora superiore di alimentazione. Mangiarsi il sushi mentre si è in questa piscina calda, solo che si sfalda tutto. Ecco qua. Ah. Wow. Ok. Ok. Perfetto. Buonissimo. Amici. Non tutti sanno del sushi e che si può mangiare tranquillamente anche con le mani. Fantastico. Sushi, vediamo di nuovo, adesso è notte, nell'acqua caldissima, illuminata, com'è calda, mamma mia, che caldo, prima stavamo là e adesso stiamo qua. Biette che guardano, un fantastico panorama anche là. È un posto stupendo, si chiama Springs, è un resort vicino al vulcano Arenal, è il migliore sinceramente. È vuoto rispetto al solito per ovvi motivi, però davvero è qualcosa di paradisiaco. Bello anche qua, un'altra cascata, tutte acque naturali, acque termali sono. Beh amici, direi che è bello, ed anche se è calata la notte si può stare nell'acqua. Guardate questo vapore che esce dalle piscine di sotto. Sì, questa è la cosa bella, si può stare fino alla notte con questa bellissima piscina di acqua illuminata, caldissima, bella, mi piace. Due spritz del sushi, la mia giornata qui si sta concludendo. Devo andare a mangiare qualcosa per cena.